Siamo con il professor Aldo Messina, direttore dell'unità di audiologia dell'Università di Palermo. Professore, lei ha curato una relazione molto interessante sulla comorbidità psichiatrica dei pazienti ipoacusici e successivamente ha parlato anche di acufenici. Quali sono le evidenze scientifiche da questo punto di vista? E ha parlato di un approccio olistico, ha parlato di molti concetti interessanti. Diciamo che oggi la sordità in quanto lesione neurosensoriale determina comunque una serie di rimodellamenti all'interno del nostro sistema nervoso centrale che determinano, che hanno il fine di aiutare il nostro organismo, ma dall'altro lato possono determinare anche dei sintomi un po' strani, tra cui anche gli acufeni. Non è solo quello il punto, molto spesso oramai le ricerche dimostrano che la stessa causa prevalentemente vascolare che determina una patologia di tipo uditivo può determinare anche problemi neurologici, tra cui sicuramente il morbo di Parkinson. È dimostrato che soggetti particolarmente sordi, quindi con sordità grave, hanno quasi 4-5 volte in più la probabilità di contrarre malattie neurologiche, tra cui anche il morbo di Parkinson. Questo ha il fine di, da un lato, di aiutare questi soggetti sordi sin dall'inizio a risolvere i loro problemi. Probabilmente altri studi dimostrano che applicando le protesi acustiche il sintomo si risolve e la neuroplasticità si blocca e di conseguenza potrebbero anche essere aiutate le persone audiolese a non contrarre altre comorbidità psichiatriche tramite anche sussidi protesici. Non è solo quello l'argomento interessante, parlavamo prima anche di ricerche personali. In realtà l'anziano, e oggi si calcola che tra pochi anni saranno circa 5 miliardi gli anziani presenti nel mondo, l'anziano paga il conto, non è che è una malattia di per sé, paga il conto di tutti gli insulti cui il nostro organismo è stato sottoposto per tantissimi anni. Tra questi ci stiamo occupando anche della possibilità che alcuni metalli pesanti presenti nella nostra dieta, nella nostra acqua, nel nostro ambiente possano danneggiare il sistema nervoso centrale. In particolare abbiamo condotto una ricerca con l'Istituto di Genere della nostra università che dispone del CQRC, quindi del Centro Qualità Rischio Chimico, e tramite spettrometria di massa abbiamo esaminato alcuni soggetti acufenopatici e in effetti abbiamo trovato che un certo rischio da metalli pesanti sussiste. E questo diciamo che è un argomento del futuro, poco noto, ma sicuramente un argomento del futuro. Sì, ed è anche un approccio piuttosto innovativo alla scienza medica. Questo come lo condivide con i colleghi? Ritiene che la comunità scientifica, non so, a livello nazionale, sia in qualche modo pronta ad approcciarsi alle patologie in questo modo o c'è qualcosa, uno scatto culturale ancora da effettuare? Le giovani leve sono già preparate a questo perché hanno una maggiore preparazione biochimica. Siamo noi che semmai abbiamo dovuto rifare il nostro modo di pensare. In effetti l'uomo è un animale chimico, dico, non è nessuna scoperta, solo che non ci facevamo molto caso, parliamo molto di organi, di anatomia, invece noi studiamo pochissimo la biochimica. Devo dire che oggi rivoluzionerei il corso di medicina, ma le giovani leve che escono dalla nuova facoltà già sono preparate a questo. Questa mattina ha parlato a un pubblico di audioprotesisti in massima parte, come crede possa cambiare alla luce di queste evidenze anche il ruolo dell'audioprotesista? Con un miglior rapporto medico-paziente o audioprotesista-paziente. Se noi continuiamo a credere che la protesi acustica sia soltanto un amplificatore, per cui mi mancano 70 decibel e amplifico con 70 decibel con una protesi acustica, abbiamo sbagliato tutto, non abbiamo capito nulla e la figura dell'audioprotesista, ma anche l'audiologo, presto sarà destinata a scomparire e soppiantata alla bioingegneria. Io non credo in tutto questo, credo che appunto avere detto oggi che c'è un approccio olistico, che la stessa protesizzazione acustica può comportare dei benefici al di là della sordità, ai quali dobbiamo essere preparati, prepara ad una nuova classe medica e di ausilio alla medicina che non potrà certamente essere soppiantata dai computer. Grazie professor Messina, buon lavoro. Grazie a lei.